Salve a tutti, bentrovati trovati ospitalità e rubrica Fate bene fratelli della provincia Lombardo-Veneta. Un saluto a Fran Marco Fabello, direttore della rivista Fate bene fratelli. Ben trovati a tutti. Fran Marco, a lei l'onore e il piacere di presentare questa nostra puntata. E oggi parliamo di, una, di un argomento molto interessante, molto sconosciuto, che sono le lettere di San Giovanni di Dio. San Giovanni di Dio ha scritto poco. E qualcuno dice anche che forse le, le, sono state scritte sotto dettatura perché forse non, sapesse, non sapeva leggere. Ma il problema di queste lettere, il contenuto di queste lettere è molto interessante. Perché mentre siamo abituati a leggere le lettere dei santi come esortazioni all'amore di Dio, all'amore del prossimo, in termini, in termini astratti, chiamiamoli in termini teorici. San Giovanni Dio ne parla in termini pratici, dice se venite qui dovete essere così, i malati sono il primo, il primo riferimento, i poveri sono tutti vostri, tutti nostri. Allora cosa possiamo capire? Possiamo capire che eh, Giovanni Dio è un uomo che faceva, non che non pregasse, non che non fosse in contemplazione di Dio, ma la sua preghiera era aiutare i poveri, la sua preghiera era aiutare i malati. La sua contemplazione di Dio era contemplare vivere con i malati e i poveri stessi. Intanto ricordiamo in che epoca siamo e dove siamo quando scrive San Giovanni. Di Dio. Siamo a Granada, lui scrive sempre ovunque si trovi. Comunque siamo a Granada nel 1539-40, adesso le date variano da una lettera all'altra. Scrive sostanzialmente a poche persone. Noi conserviamo sei lettere delle sue, di cui una è presente in originale alla Curia Generale a Roma e le altre sono a Granada. Bene, in tutte queste appare ciò che lui è, meglio, ciò che lui sarà. Perché quando scrive le lettere in parte è ancora all'inizio della sua vita apostolica. A me è fatto una specie, una certa specie, rileggere in treno mentre venivo qui e soprattutto la prima lettera a Luigi Battista che forse sentiremo anche nel proseguo della trasmissione. Anzi, grazie. infatti dalla, dalla voce di Laura eh, Mariotti ascoltiamo alcuni stralci delle lettere di San Giovanni di Dio. Per tutto questo non vi arrendite alcuna ma Gesù Cristo provvede a tutto, perché non vi è giorno in cui per le provviste della casa non ci vogliono quattro scudi e mezzo e qualche volta cinque. Per il pane, per la carne, per le galline, per la legna, senza contare le medicine e i vestiti, che è un'altra spesa distinta. Il giorno in cui le elemosene non bastano per provvedere a quello che ho detto, io prendo a credito e altre volte si digiuna. E così mi trovo indebitato e prigioniero solo per Gesù Cristo. Devo più di 200 ducati per le camicie, le zimarre, le scarpe, le lenzuola, le coperte e per molte altre cose che occorrono in questa casa di Dio, come pure per il mantenimento dei bambini che qui abbandonano. Tutti i giorni della vostra vita guardate a Dio, assistete sempre all'intera messa, confessatevi frequentemente se sarà possibile, non dormite in peccato mortale, neppure una no notte. Amate nostro Signore Gesù Cristo sopra tutte le cose del mondo, che per molto che lo amiate, molto più Lui ama voi. Abbiate sempre carità, perché dove non c'è carità non c'è Dio, anche se Dio è in ogni luogo. Non ho altro da dirvi se non che Dio vi salvi e vi custodisca e vi incammini nel suo santo servizio, voi e tutti. Smetto, ma non di pregare Dio per voi e per tutti. Devo dirvi che mi è andata molto bene con il rosario e spero in Dio di recitarlo tutte le volte che potrò e Dio vorrà. Già vi ho detto che se credete di riperdervi in questo viaggio, facciate come meglio vi parrà. Prima di partire da Godessa città, fate dire alcune messe allo Spirito Santo e ai Re Maggi, se ne avrete i mezzi, e se no, basterà la buona volontà, e se questa non fosse sufficiente, supplisca la grazia di Dio. Marco, da una parte i problemi quotidiani sì. e dall'altro l'invito inv... sì. a restare vicino ai sacramenti. Questa, questa era una sintesi di diverse lettere. E una in particolare quella appunto di cui raccomanda eh, di non dormire in peccato mortale, di assistere alla Santa Messa interamente, eccetera, e quella rivolta appunto a Giovanni Battista, una, un ragazzo, un giovane che aveva manifestato qualche intenzione di seguirlo. Giovanni di Dio non è, non è facile in questa cosa. E gli dice, se vuoi venire qui, ricordati che devi lavorare molto, faticare molto, e fare come San Giovanni e eh, San Bartolomeo, che il quale prese la, pelle, la sua pelle sulle sue spalle e se la portò. È come dire, devi lasciarci la pelle per Gesù Cristo. E credo che se andiamo a parlare eh, ai ragazzi... Per le vocazioni. In questo modo si spaventeranno, ma anche non dire tutto ciò vuol dire non dire loro tutto. E chi si impegna per il Signore non può avere mezze misure, o lo fa o non lo fa, e Giovanni Dio lo dice chiaramente: se vuoi venire qui, devi fare così. Bene, diciamo un invito importante e forte per sì. chi cerca la vocazione. E... Ascoltiamo altri. Pezzi delle, delle lettere di San Giovanni di Dio dalla voce di Laura Mariotti. Ogni giorno, solo per la legna, occorrono sette o otto reali perché la città è grande e molto fredda, particolarmente in questo tempo d'inverno e sono molti i poveri che giungono a questa casa di Dio perché, fra tutti, infermi, sani, gente di servizio e pellegrini, sono più di 110. Essendo questa una casa per tutti, vi si ricevono indistintamente persone affette da ogni malattia e gente d'ogni tipo: sicché vi sono degli storpi, dei monchi, dei lebrosi, dei muti, dei matti, dei paralitici, dei tignosi e altri, molto vecchi e anche molti bambini, senza poi contare i pellegrini e i viandanti che vengono qui e ai quali si danno il fuoco, l'acqua, il sale e i recipienti per cucinare il cibo da mangiare. Così dunque, fratello mio, amatissimo e stimatissimo in Gesù Cristo, vedendomi tanto indebitato, molte volte non esco di casa a motivo dei debiti che ho. E vedendo soffrire tanti poveri miei fratelli, mio prossimo, che si trovano in così grandi necessità, sia per il corpo che per l'anima, non potendoli soccorrere, sono molto triste. Con tutto ciò confido solo in Gesù Cristo che mi sdebiterà, poiché Lui conosce il mio cuore. Perciò dico, maledetto l'uomo che confida negli uomini e non solamente in Gesù Cristo, perché, voglia o non voglia, dagli uomini sarai separato, mentre Gesù Cristo è fedele e duraturo. E poiché Gesù Cristo provvede a tutto, a Lui siano rese grazie per sempre. Amen Gesù. Anche da quanto abbiamo sentito possiamo vedere come. Giovanni di Dio, anche nei momenti più difficili della sua azione apostolica di aiutare i poveri e i malati, eh, non si dispera, non si accanisce contro, come facciamo spesso noi, ho tanti debiti, cosa posso fare, dove posso tagliare, ma si rifugia in Dio, alla sua provvidenza. Forse questa è una differenza non, 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 non banale. Per i nostri comportamenti quotidiani, quando la mancanza di qualcosa la consideriamo come un qualche cosa di, 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 di disastroso, di disagio, eccetera, mentre per lui era un modo in più, un'occasione in più per rivolgersi al Signore e per chiedere il suo aiuto. D'altra parte, in questa lettera si parla anche della città di Granada molto fredda: se uno va a Granada troverà che in alto. Eh, c'è la sera nevada, quindi è normale che fosse anche freddo, ma a maggior ragione questo comporta che avesse molte più spese per eh, riscaldare i suoi ambienti. E ci fa ricordare anche come avendo tanti poveri tignosi, poi eh, di tutte le qualità, eh, già pensasse avesse in mente a quello che dovrebbe essere stato un domani il suo ospedale, il suo ospedale che è passato alla storia come l'ospedale eh, Giovanni di Dio, come lo, è il creatore dell'ospedale moderno, perché appunto divise, mise un malato per letto e divise i malati secondo le patologie, cosa allora non comune. Sì, eh, dice anche San Giovanni Di Dio, questa è una casa per tutti, abbiamo segnato questo sì. piccolo passaggio, perché poi anche il clou è il centro di quella che è. L'ospitalità dei Fate Bene Fratelli. Sì, questa è una casa per tutti. Forse qualche esempio ce l'abbiamo anche noi nel mondo attuale. No? So, se andiamo anche a Brescia, ad esempio, dove c'è l'asilo notturno, ci sono diverse eh, realtà che vi, che vi vivono. No? A parte gli estracomunitari e le persone extracomunitarie che sono sempre presenti e sappiamo anche con quali necessità ma c'è anche, anche un, il luogo dei poveri, dei poveri senza casa e questo non è una minore povertà, forse sono quelli che hanno più bisogno perché erano abituati ad avere una casa e non ce l'hanno. Magari chi viene da fuori, chi viene da altri continenti era abituato a, a camminare molto, andare molto in giro, una casa intesa come la intendiamo noi forse non l'hanno mai avuta. Quindi hanno anche minore disagio nel, 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 nel muoversi rispetto a chi avendo, avendo avuto qualcosa se ne è trovato privato. Adesso con, con Laura continuiamo a leggere eh, altre parti di lettere di San Giovanni di Dio. Fratello mio in Gesù Cristo, saluterete da parte mia la vostra casa e i vostri figli amatissimi particolarmente il maestro di scuola, mio amato fratello in Gesù Cristo, e il buon padre mio fratello in Gesù Cristo, il vescovo, e donna Caterina, mia ospitale sorella, amatissima in Gesù Cristo, e a tutti quanti Dio vorrà e comanderà. Amen Gesù. Fratello mio in Gesù Cristo, vi mando questo giovane latore della presente, in cui si tratta di un giovane deceduto in questo ospedale, originario della città di Malaga. Che aveva lasciato alcuni beni a questa casa consistenti nell'eredità di una vigna o censo, cosa che egli può riferirvi meglio perché l'ha trattata fin dall'inizio. Io voglio che si venda perché ho molto bisogno di denaro e anche perché è scarsa la rendita per andarla a prendere ogni anno. Pertanto, per amore di nostro Signore Gesù Cristo, se conoscete qualcuno che la voglia comprare, vendetegliela subito, purché non ci perda colui che la comprerà nei poveri e che si faccia presto affinché il latore della presente torni subito con il denaro, perché è persona di mia fiducia e gli ho dato pieni poteri e le scritture che aveva portato. Perdonatemi se vi do tanto fastidio, ma un giorno vi sarà ricompensato in cielo. Per amore di nostro Signore Gesù Cristo vi raccomando questo affare, perché con il denaro che mi porterà dobbiamo comprare alcuni vestiti per i poveri, affinché preghino Dio per l'anima di colui che fece l'ascito, e dobbiamo pagare la carne e l'olio, perché non vogliono più farmi credito, dovendo molto, e trattengo i creditori dicendo che presto mi porteranno del denaro da Malaga. Non voglio chiedervi ora la strenna, perché so che anche lì non mancano i poveri per fare loro il bene. Solamente chiedo che nostro Signore vi dia la salvezza dell'anima, perché in questa vita infelice il vivere bene è la chiave di colui che sa salvarsi, tutto il resto è niente. Il vostro disobbediente è fratello minore Giovanni di Dio, se Dio vuole morendo, ma però tacendo e in Dio sperando, Lui che desidera la salvezza di tutti come la sua stessa. Amen. Gesù. Questa lettera è, si, si, si pone a molti, molti commenti. Io ne sceglierei uno in particolare, la vigna. La vigna è quasi un, un elemento di insegnamento per noi. Dice Giovanni di Dio: Voglio che si venda perché non rende, ma voglio anche che chi la compra non ci rimetta. Eh, nei nostri affari quotidiani non so se è proprio così che ci comportiamo. No? Voglio che chi, chi la compra non ci rimetta, pur sapendo che quella vigna non rendeva, o, o meglio perché sapeva che quella vigna non rendeva. E quindi rendendosi anche conto che quanto poteva guadagnare dalla vendita della vigna era, non era molto, ma era tanto per i poveri che aveva. Quindi eh, a me in tempi in cui la società va... Contro, contro se stessa, no? in cui i valori si sono sovvertiti. Anche questo semplice esempio di come fare una, una, un affare, chiamiamolo così, di comprovendita, si debba tenere presente la giustizia, sempre. E mi pare che se imparassimo solo questo avremmo fatto un grande passo avanti. Dice San Giovanni di Dio, in questa lettera, vivere bene è la chiave di colui che sa salvarsi. Beh, eh, credo che dica una cosa molto ovvia, ma anche molto dimenticata, no? Il vivere bene, cosa vuol dire vivere bene? Vuol dire, vivere bene vuol dire pensare anche agli altri. Vivere bene per se stessi è un atto, un pochettino di egoismo, e Giovanni di Dio tutta la sua vita l'ha vissuta bene perché per sé non ha tenuto niente, ha sempre vissuto per gli altri, si è sempre donato agli altri e la sua santità è stata proprio questo, ama il prossimo tuo come te stesso, forse ha amato il prossimo più di se stesso. Bene, ringraziamo Fra Marco Fabello per averci aiutato a scoprire i pensieri scritti di San Giovanni di Dio e a voi tutti che ci seguite un arrivederci alla prossima puntata.